Ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia, la Messa e della Madonna di Fatima, ma con le letture del giorno. Facciamo una prova del versetto a Salmo che dice: le opere delle tue mani sono verità e diritto. Prima canto io, poi tutti insieme. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Tutti? Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Il canto iniziale, noi canteremo Gloria a te. Chi ha il libretto può cercarlo nel libretto. In piedi accogliamo il celebrante con il canto. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, si è fatto come noi, è nato da Maria, egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via. Tu sei la madre di Gesù, o Vergine Maria, resta per sempre accanto a noi. Con Cristo nostro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Nessuno di noi qui stamattina, in questi giorni, è per caso. Ognuno di noi in qualche modo è stato chiamato e abbiamo risposto. Siamo in un luogo santo che la Madonna ha scelto per parlare agli uomini, a noi. Stiamo per celebrare l'Eucaristia, il centro della nostra vita di fede, e vogliamo ringraziare Dio, ma anche con l'umiltà del cuore vogliamo chiedere perdono per i nostri orgogli, per le nostre cattiverie, a volte volontarie, per le nostre indifferenze nei confronti dell'amore di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera,
contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Dio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se soltanto potreste sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengono in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io ritengo di non essere nulla inferiore a questi super apostoli, e se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi. Ho forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho impoverito altre chiese accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi, e trovandovi presso di voi e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio, e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone. Nessuno mi toglierà questo vanto in terra d'Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Tutti. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Le opere del Signore mani sono verità e diritto. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Le opere delle tue mani sono verità e le opere delle sue mani sono verità e diritto. Stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Le opere delle tue mani sono verità e diritto. Alleluia. Aleluia.
spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Iniziavo l'Eucaristia dicendo che nessuno è qui per caso, ma credo che ognuno di noi è mosso da una grande nostalgia di Dio. L'abbiamo incontrato, ma non del tutto. Ci manca qualcosa e forse veniamo qui, come andiamo in altri luoghi santi, per completare la conoscenza di Dio. Il desiderio grande è quello che ci muove e ci deve muovere ogni mattino quando ci svegliamo. Venga il tuo regno, abbiamo sentito, ci ha insegnato Gesù. A volte più che il regno di Dio noi stiamo cercando la pace con noi stessi e d'altronde è a partire dalla pace dentro di noi che è aver incontrato ed essere consapevoli di Dio, che poi possiamo anche noi contribuire al regno di Dio. Quindi è un atto di fede. È un atto di fede perché ti rendi conto che Dio si interessa di te. Tu ne hai bisogno e ti accorgi e fai esperienza che Lui ti viene incontro. È Lui per primo che viene verso di te. E qui, a Fatima, lo fa con l'aiuto di Maria. Gesù presente nella Chiesa, nell'Eucaristia, per donarci la vita in abbondanza. È il Signore che ci vuole incontrare, non solo noi che vogliamo incontrare Lui. E se ci ha portati qui, Lui sa un perché più grande, più profondo di quello che conosciamo noi. E la mamma Maria si china su di noi e ci chiede il favore di lasciarci amare. Ci chiede il favore di scoprire di più e meglio quanto ci vuole bene Dio. Ecco, allora siamo venuti per un incontro
speciale. Vogliamo non sciupare questa offerta. Vogliamo non mettere ostacoli a questa iniziativa straordinaria di Dio attraverso le mani, la voce, il cuore di Maria. La Madre Maria è venuta a richiamare noi figli alle cose più importanti, la preghiera, la conversione. La conversione dei peccatori, ai quali noi apparteniamo. La riparazione dei peccati, sì, del mondo, ma noi abbiamo contribuito ai peccati del mondo e ci vuole riparazione, e la riparazione è il segno della conversione. E qui c'è il cuore immacolato di Maria, stretto da delle spine. Cuore immacolato, che vuol dire Maria piena di Dio, piena di grazie. Maria che ha premura per ognuno di noi singolarmente. Le nostre infedeltà sono la sofferenza, sono le spine. E di infedeltà ne abbiamo tante. E allora siamo qui per chiedere perdono, purificazione, soprattutto che apra la strada a Dio, in modo che regni dentro di noi, venga il tuo regno. E se il regno del Padre regna in noi, regnerà anche nel mondo. Vogliamo rispondere sì, desidero collaborare. Desidero aprire la porta dall'interno. Signore, desidero fare la tua volontà. Grazie, Maria, perché mi richiami. Il tuo cuore trionferà. Desidero che trionfi anche attraverso la mia collaborazione e disponibilità. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria
Coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Con la mente e con il cuore eleviamo una preghiera personale. O Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera, rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Assieme al pane e al vino offriamo anche la nostra vita. Accompagniamo l'offerta con il canto Le mani alzate. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi. Sei mia vita e verità. Se ci terrai la mano nella mano, il cuore più non temerà. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore. Segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con gioia cantiamo la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo.
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Antonio, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci ha insegnato Gesù a dire questa parola, l'abbiamo preghiera, l'abbiamo sentita dal Vangelo. Diciamola profondamente, facciamola partire dalla parte più intima di noi stessi, rivolgendoci al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione.
O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E scambiatevi un segno di pace. Non rubate. Pace del Signore Padre, pace del Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato vita e verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua mensa sia pace al mondo intero.
sarai e un giorno in cielo noi speriamo la gioia immensa che darai. Grazie diciamo a te Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. A tutto il mondo proclamiamo che dai la vera libertà. Da te, Signore, noi speriamo la vita per l'eternità. Grazie diciamo a te Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Molti di voi ha acquistato qualche oggetto religioso, ora il sacerdote, a conclusione di questa Eucaristia, li benedice. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. È stato distribuito un foglietto con la preghiera giubilare di consacrazione, ora rivolti verso la Vergine di Fatima, questa statua che è posta esattamente nel luogo dove è apparsa 100 anni fa, la recitiamo con devozione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne. Sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul mare, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli.
Dopo aver incontrato il Signore nell'Eucaristia, Maria, nel luogo dove è apparsa, l'augurio è di tornare a casa con il cuore contento, allegro e con lo sguardo luminoso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria di Fatima, Cuore Immacolato, vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Salutiamo la Vergine con l'Ave Maria di Fatima. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Dal ciel son discesa a chiedere preghiera per i gran peccatori con fede sincera. Ave, ave, ave Maria, ave. Lasciando la cappellina, continuiamo a mantenere questo clima di preghiera e soprattutto di silenzio, dentro ma anche fuori la cappellina. Grazie e buon pellegrinaggio.